Gli smetto su Priore a Casa di Setta, prossimo monastero di Santa Flavia, si occupò in particolar modo degli umili e dei poveri della città. Si ricordano in particolare due episodi. Lo scoppio del colera del 1854. In quell'occasione l'opera di Gismet fu importantissima, era una persona molto caritatevole e si occupò dei poveri, addirittura di bando al monastero di San Gattolio e il Lazzaretto. Entrava nelle case della gente, portava la medicina, portava anche conforto spirituale, oltre che conforto anche materiale. Si ricorda inoltre anche un altro episodio che è quello degli zoppatai. Lì, infatti, a Casa di Setta le mire di zoppo erano parecchie e i zoppatai erano per la maggior parte dei forestieri. I forestieri quindi non avevano degli alloggi e fu proprio lui a far costruire a Casa di Setta il quartiere degli zoppatai, che ancora oggi esiste, tra l'abbazia, quindi ex monastero di Santa Flavia, e l'abbadia, cioè la chiesa di Santa Croce. E lì appunto accolse questi forestieri che tra l'altro erano in condizioni umili e avevano dei salari molto ridotti. Per questo motivo lui intervenne appunto anche con la sua carità. Grazie. E ancora oggi la forte la devozione dei nisseni nei confronti del Beato Dusmet? Tempo fa la devozione dei nisseni nei confronti del Dusmet era molto più forte. Giustamente adesso sono passati parecchi anni, quindi si va dimenticando l'opera del Dusmet, anche se comunque si ricorda il 25 settembre. Ad esempio l'anno scorso è stato inaugurato l'oratorio, intitolato proprio a lui. Che ruolo ha nella città di Caltanissetta e nel monastero di Santa Flavia, dove visse e fu priore Dusmet? Oggi il monastero di Santa Flavia è per di più una struttura che accoglie giovani ragazzi, una struttura che serve alla parrocchia. Infatti prima era un monastero dei Benedettini, invece oggi sono dei locali che appunto accolgono i giovani, ad esempio di si fa il Grest. Ed è importante anche l'attività che svolge padre Francesco Mancuso. Questo giovane parroco infatti ritiene che sia necessario accogliere i giovani in chiesa e organizzare anche qualcosa per loro, soprattutto perché il monastero si trova in un quartiere degradato, è difficile, quindi è giusto anche togliere i giovani dalle strade e poter così preparare per loro un futuro. Quindi ecco, per questo è giusto ringraziare i parroci, in particolare appunto padre Francesco Mancuso, che è molto disponibile. I locali infatti in questo modo sono vivi, sono vissuti e non sono stati del tutto abbandonati. Thank you.